Cari quadisti, in questa parola il team Cozzi una volta vinto la serietà dell'attacco. Premiazione podio QX4. Giuseppe Donati, Gianluca Rondinini, campione italiano QX4 2011, primo piano della Nicoletta Leggiari. Foglio della QX4, il rana verde in riga, il Cozzi, oh! Dai, spumante aiosa, signori, il Cozzi, primo posto QX4, terzo posto QX4, anno di che festeggia. Gianluca Rondinini, secondo posto in campionato in QX4, e ha fatto correre Tony Susa Borce, che nell'ultima prova dell'italiano ha fatto il primo posto. Credo poi a Maurizio Bianchi di restare qua con noi, di non andarsene, perché ci sono delle foto di rito successivamente per la consegna di un premio particolare. Quindi foto di rito per il 3. Eccoli, signori, e passiamo alla categoria QX3, quella di Coriandolini, numero 40. Saltiamo al futuro di questo sport. Giorgio Carletti, terza posizione, team centro moto Camino, insieme al suo Yamaha Cristiano Volpi. Ecco Volpi, tiro nascente, molto leggero ma comunque aggressivo. Seconda posizione per Davide Scialzi, team Cozzi di Yamaha. Ricordiamo anche lui del team Cozzi. E vince. Queste sono le giovani promesse. Italiano, nuovo campione italiano QX3 alla sua seconda edizione, team in quote Tarano, Daniele Valeri. Ed ecco Valeri, dominatore anche dell'ultima prova. Premiazione di campionato. Guardate. E speriamo di vederli un domani nelle categorie più grandi, QX1, e di vederli anche in Europa tra qualche anno. Anche tu, Daniele Valeri, poi resta qua perché abbiamo un premio particolare per te, quindi non andartene, resta qua con noi perché poi chiameremo tutti i campioni italiani sul podio. Passiamo alla 2, in terza posizione, sempre dalle Marche, Michele Mazzolatesi, team Montalbini Motors, sono i stessi giorni, quattro su quattro di QR. Seconda posizione, sempre tutti a Marenas, Andrea Cesari Junior. Ecco il grande Andreino. E sempre in lotta con Andrea, vince campione italiano 2010, campione italiano 2011, da Borgo Nero, Mattia Terracco. Team Cozzi Motorsport. Rigamonti sta cercando di uccidere la torre. Grazie ragazzi, quiz 2, questi sono i nuovi. E signori, ovviamente sia Mattia Torraco che Andrea Cesari l'anno prossimo parteciperanno alla QX1 categoria QX1, che vede in terza posizione dalla Toscana Massimo Neri. Seconda posizione, team Cozzi Ford Motors, figlio d'arte, Amerigo Ventura. Ecco anche Amerigo, QX1 veramente un grande risultato per Amerigo, team Cozzi, notevole. E dopo una stagione all'insegna dei successi, il titolo Europa e vincitore di quasi tutte le gare di italiano. Massimo da Monte Cassiano, Nicola Montalbini, team Gino Cozzi Motorsport. Ed eccolo qua, è vestito da Superman.
grande applauso anche per questo artefice del campionato italiano per classe 2011, Nico Montalbini, Amerigo Ventura e Massimo Neri sono stati i protagonisti, anche se per ora mancano altri protagonisti al quale veramente saluto calorosamente, e fra questi anche appunto abbiamo prima premiato il Fernando Giova, ma con lui anche Federico Clemente, che quest'anno non è stato della partita perché con un po' di vicissitudini e problemi meccanici, ma comunque saluto tutti i piloti, chiedo anche a Nicola di restare qua insieme agli altri campioni italiani per un premio particolare, quindi ringrazio ancora i piloti. Grazie Lero. Finali, acquadisti.it, Valfero, Crossfire di San Antonio. Siamo sul podio. Al 2002, anzi, alle interviste dopo il podio.